Questa passione nasce in contemporanea alla mia nascita, praticamente, perché a parte che questo è un mestiere tramandato in famiglia, io sono proprio nata nel laboratorio di mio padre, cioè mio padre lavorava e mi teneva accanto a sé appena nata. Tra forbici, pelli, fili e macchine da cucire incontriamo Shamila Marcela Campisano. Ha 39 anni e gestisce il negozio di pelletteria e calzoleria di famiglia Bottega Madi. Segreti e tecniche del mestiere tramandati per 4 generazioni, dal suo bisnonno che dalla Calabria è emigrato in Argentina, alla giovane Shamila che già da piccolina frequentava la bottega del papà sognando un giorno di poter anche lei dare forma alle sue idee. Un mestiere che faceva già il mio bisnonno quando viveva ancora qui in Calabria. Da qui è emigrato in Argentina, dove poi ha continuato questo mestiere, l'ha tramandato a mio nonno, che l'ha tramandato appunto a mio padre. Nel rientrare, diciamo, questo ritorno in Italia, abbiamo continuato comunque questa tradizione. Appunto io sono finora l'ultima che si occupa di questo mestiere. Essendo proprio nata, non so, ci sono cresciuta, ho subito toccato i materiali, le cose, perciò non ho avuto, come dire, dubbi al riguardo. Tra l'altro anche da parte di mia mamma, mia nonna sarta, da piccolina sempre a cucire vestiti per le bambole, insomma sempre questa manualità. Ho frequentato l'Accademia di Belle Arti, sezione scultura, perciò sempre comunque manualità, eccetera, però sì, non è propriamente lì che ho imparato questo mestiere. Io questo mestiere l'ho effettivamente imparato facendo un sacco di errori e perdendo un sacco di tempo e di materiale qui appunto in bottega con mio padre, che ha avuto, devo dire, estrema pazienza anche nel a volte sprecare, ripeto, materiale che è anche prezioso e costoso. Il padre Daniele non gestisce più la bottega, ma non abbandona la sua passione e continua ad affiancare sua figlia. Mi sentirei persa se non ci fosse pure lui anche qui, cioè, è importantissimo per me, anche perché tuttora se ho bisogno di un consiglio, a volte serve un po' più di forza e comunque lui è quello che mi aiuta di più in questo. E mio padre è un perfezionista ed è uno soprattutto che non si arrende, cioè una cosa deve essere fatta e questo è un aspetto molto importante di questo genere di lavoro, perché c'è bisogno di precisione, c'è bisogno di appassionarsi anche al lavoro che si sta facendo per riuscire a farlo al meglio, ovviamente. Sì, sicuramente l'aspetto che più è importante nel mio lavoro è proprio questo di non arrendermi di fronte alla sfida, e parlo anche perché facciamo anche le riparazioni, no? Allora a volte ci sono riparazioni che sembrano impossibili, eppure alla fine ce la faccio. Sono in tanti a rivolgersi a Shamila per avere creazioni artigianali uniche e personalizzate. Per molte persone ha un valore estremo il marchio, perciò tendono più a sacrificare la qualità e appunto per il marchio. Da me invece hai sicuramente la qualità del materiale, oltre alla personalizzazione, che è quello che più cercano le persone effettivamente. I materiali, appunto, come dicevo, sono di prima scelta. Io compro tutto il pellame in Toscana, lavorazione italiana, pelli conciate in Italia. Sono molto attenta a questo aspetto perché mi piace avere sia varietà di colori, di tipologie di pellame, e sia qualità. Come prodotto più richiesto non c'è solo un tipo di prodotto, ci sono due categorie, una che appartiene alla manifattura e una alla riparazione. Quella più richiesta della riparazione è per esempio salvare borse storiche di grandi marchi, restaurarle praticamente. Della manifattura invece un qualsiasi oggetto che però possa essere personalizzato, non solo nel colore, nella scelta del materiale, ma anche per esempio con delle iniziali, con un disegno, con una particolarità che ha solo e unicamente quell'oggetto, però che faccia riferimento proprio alla persona.
All'interno del laboratorio si rimane incantati non solo per le diverse creazioni artigianali esposte, ma anche per i tanti macchinari impiegati per la lavorazione. I macchinari che si usano nella riparazione delle scarpe sono soprattutto la macchina di finissaggio, la trancia, il forno. Sono tutti dei macchinari che servono appunto ad incollare, a rifinire, a pressare. Ovviamente le macchine da cucire. Nella produzione, per esempio, sono molto utilizzate anche per esempio la trancia e la scarnitrice, che sono macchinari che servono a tagliare e ad assottigliare la pelle per renderla facile da cucire o da piegare su se stessa per fare delle rifiniture. Dopo 24 anni di attività, la piccola bottega ha voglia di crescere e grazie al coraggio e al talento di Shamila ha trovato casa in Galleria Mancuso. Siamo venuti in Galleria Mancuso in verità per puro caso, perché avevo deciso che volevo un posto più grande per il laboratorio, perché ho pensato che se uno vuole crescere ha bisogno, un po' come quando travasi una pianta, se vuoi farla crescere devi far crescere le radici e serve un vaso più grande. Per me questo nuovo laboratorio è un vaso più grande per poter crescere. Galleria Mancuso perché ho trovato un locale che mi piaceva, una persona, la proprietaria, con cui mi sono confrontata in un modo molto bello e costruttivo, e poi perché appunto c'era anche questo desiderio di vedere la Galleria Mancuso un po' più viva. È un peccato infatti lo stato in cui versa, però sono fiduciosa che con l'impegno di tutti riusciremo a farla migliorare parecchio. Speriamo che ci mettano un po' di arredi urbani per rendere più comodo lo stazionare qui in galleria.